Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Qualche tempo fa avevo girato un video in cui vi facevo vedere i miei diari, le mie agende, i miei quaderni, insomma tutto quello che io uso per scrivere e per rilassarmi. Il video vi era piaciuto molto. E dato che chi mi segue su Instagram lo sa, tempo fa ho fatto un decluttering, cioè insomma, ho un po' riguardato tutti i diari, i quaderni che avevo, quelli che erano stati scritti per metà, quelli ancora nuovi, ed ho fatto un po' di ordine, ho buttato via qualcosa di vecchio che non mi interessava tenere ed ho riorganizzato tutti i diari. Quindi in questo video cerco di ricapitolare un po' la situazione, di farvi vedere di nuovo e in questo momento quali sono i diari, i quaderni, le agende e così via che io sto utilizzando. Partiamo dal mio diario segreto, che è questo qui, un diario riservato, chiamato così insomma, della Edizioni del Baldo. Questo diario è l'unico che non vi farò vedere, le parti che ho scritto ovviamente, perché è un diario privato, un diario di quelli che uso per i miei pensieri personali, per i momenti in cui sono un po' giù e ho bisogno di scaricare sulle pagine le mie preoccupazioni o insomma i miei problemi di quel momento. L'unica cosa è che leggermente, io lo definisco bambinesco, nel senso che nonostante mi abbia catturata quando l'ho visto in negozio, poi al suo interno ci sono delle parti che, come vedrete, sono legate a ragazzine, quindi sono destinate ecco alle ragazzine, quindi delle medie, scuole medie / inizio delle scuole superiori, ma comunque ecco, non importa, io lo uso per quello che piace a me, cioè scrivere i miei pensieri. Eccoci qua, questo è il mio diario segreto. Come vedete c'è scritto il diario riservato, farfalle in volo e il mio nome. La copertina è fatta in questa maniera. Ecco qua. Questo diario è appunto, come vedete, tutto decorato con questi colori tenui delle piante, il verde, il viola, quindi mi piace molto, e al suo interno è fatto così. Quindi ci sono le righe dove poter scrivere tutto quello insomma che ci passa per la testa, spazi per le note o per le cose importanti, frasi, citazioni, disegni, tutto quello che vogliamo inserire nel nostro diario. Come ho detto, questo diario purtroppo è un po' bambinesco. Perché? Perché ci sono pagine come questa. Ecco qua, ragazzi, e il più simpatico, il più divertente, il più carino, il più forte, il più noioso e così via. Queste sono cose che chiaramente fanno le ragazzine quando vanno alle scuole medie o perlomeno all'inizio delle scuole superiori. Libri, film, musica preferiti, oppure troviamo i miei sogni. Ecco, questo diario in realtà è organizzato per un tipo diverso di ragazza, per una ragazza sicuramente più giovane, però mi attraevano talmente tanto tutti questi disegni, questi colori, e poi ci sono tantissime citazioni da scrittori o personaggi famosi che mi sembrava adatto a raccogliere i miei pensieri, e quindi è questo il diario che al momento sto usando. Altro diario che ho e che ormai conoscete tutti, non è un diario ma è un quaderno, ed è questo qui. Ora ci va un po' di riflesso perché c'è una copertina di plastica, una cover di plastica. Comunque il quaderno che uso per il mio club del libro. Questo è proprio stato un ritrovamento tra i quaderni che non usavo da tantissimo tempo e che mi dispiaceva non aver usato, perché era praticamente nuovo. Questo perché ovviamente quando l'ho comprato, come vedete questo disegno un po' particolare, quando l'ho comprato io ero in un periodo della mia vita, quindi ero veramente una ragazzina, sarà stata una decina di anni fa, poco meno, in cui io amavo vestirmi tipo, penso ci siamo passate un po' tutte, emo punk, una cosa del genere, comunque un periodo della mia vita che grazie al cielo voi non avete visto, e appunto quando vidi questo quaderno mi sembrava adatto allo stile che avevo a quel tempo, e quindi dato che anche se la copertina non mi si addice più tanto, essendo appunto con questa cover trasparente, potrò se voglio coprirla. Fatto sta che lo uso per il mio club del libro, per prenderci tutti i miei appunti riguardo ai libri che ho letto durante il mese e per segnarmi i vari titoli da proporre ogni mese. Non c'è molto da dire su questo quaderno perché ormai lo conoscete tutti. Come detto, avevo scritto già delle pagine che, dato che erano soltanto 3-4 pagine di appunti, le tengo insieme con questa graffetta in modo che non le debba sfogliare ogni volta.
Una volta aperto, ecco quello che troviamo. Questa è in realtà la vera copertina del quaderno, il mio club del libro. Qui poi scrivo, come vedete, giovedì 20 settembre, quindi scrivo la data dell'incontro e poi comincia tutto l'elenco delle cose che mi piace sottolineare, che mi voglio ricordare riguardo al libro che ho appena letto. In questo caso, per esempio, parlavo di It di Stephen King. Ho cominciato infatti questo libro a settembre, questo quaderno, scusate, quando ho ripreso il club del libro. Qui c'è la votazione, e per votazione intendo l'elenco dei titoli che io propongo ogni mese al club e i voti che ogni libro riceve, in modo da scegliere i due più votati. E poi proseguiamo con l'incontro successivo, anche in questo caso un riassunto del libro e poi i miei pensieri. Come vedete, delle volte scrivo veramente tanto. E in conclusione, la mia votazione, e qui c'è quello che invece ho scritto per l'ultimo incontro e quello che avevo voglia di sottolineare del libro letto. E come avete visto, poi mi piace anche incollare via via qualche immagine carina che trovo nelle riviste. Qui, per esempio, avevo incollato le parole finali di un libro che mi era piaciuto molto, anzi era proprio la dedica, e lo decoro in questa maniera. Mi rilassa molto, anche perché comunque lo devo fare una volta al mese e non mi impegna troppo. Altro quaderno che uso e che amo moltissimo è questo qui, con una copertina di stoffa ma rigida, che ho comprato a New York, quindi è un ricordo insomma molto caro, perché quella vacanza è stata probabilmente la più bella della mia vita. Questo quadernino lo uso invece per scrivere trascrivere le frasi più belle che trovo sui libri che leggo. In realtà questa abitudine non è che la mantenga proprio molto bene, perché molto spesso non ho il quaderno sotto mano, quindi magari leggo fuori casa oppure leggo quando sono a letto la sera, e mi viene da sottolineare magari le frasi che mi colpiscono di più, ma poi non sempre ho la voglia, il tempo, o magari proprio mi dimentico di trascriverle su questo quaderno. Fatto sta comunque che quando me lo ricordo lo faccio, e quindi va bene così, ci sono comunque già diverse frasi. E ultimamente ho anche recuperato un paio di vecchissimi quaderni dove avevo raccolto pochissime frasi, quindi gli altri poi li ho gettati perché erano veramente vecchi e malconci, e li ho trascritte qui in modo da averle tutte insieme. Ecco qua il quaderno che uso per le mie citazioni. Come ho detto, la copertina è di stoffa e rigida. Al suo interno è molto semplice, è semplicemente a righe con le pagine leggermente ingiallite intorno per dare un effetto vecchio. Non c'è molto da dire su questo quaderno. Come vedete, io scrivo le mie citazioni e in fondo scrivo soltanto il titolo del libro dal quale l'ho presa. Quindi è semplicemente un raccoglitore, di belle frasi. In ogni caso, anche se non sono molto costante nella mia scrittura, devo dire che ogni tanto aprire questo quaderno e andare a rileggere le frasi che ho scritto è veramente molto bello, perché mi permette di rientrare in delle atmosfere che mi erano particolarmente piaciute. Questo che vi faccio vedere adesso invece è un semplice quaderno, quindi non lo vedrete nel dettaglio. È un quadernino con scritto "Voy a escribir un final maravilloso", però non so se si legga così. Comunque questo è un quaderno che mi ha regalato mia sorella quando è stata in Spagna, ovviamente, e dato che parla questa scritta sul davanti parla di scrittura, per l'appunto, ho deciso di utilizzarlo per le idee che ho per il mio romanzo, per il romanzo che sto scrivendo. Quindi da una parte, qui da questa parte, io di solito elenco semplicemente le mie idee e tutto quello che mi viene in mente, sia per la storia futura che scene che ho piacere di scrivere, di appuntarmi al momento, magari non ho il computer sotto mano e le appunto qui. Mentre dall'altra parte, cioè l'utilizzo al contrario, ho scritto i personaggi, perché ci sono tanti personaggi minori dei quali non voglio dimenticare i dettagli, perché poi dovrei tornare indietro a rileggere le pagine che ho scritto per ritrovarli. Quindi mi sono segnata le caratteristiche principali dei personaggi e ho fatto anche una linea temporale che mi serve per rendermi conto gli eventi in quale periodo dell'anno accadono. Poi insomma, in generale, via via quello che ho bisogno di appuntarmi sul mio romanzo lo faccio semplicemente qui.
Passiamo alle agende. L'agenda che ho usato per tutto il 2018, quindi ormai siamo agli sgoccioli, è questa. Vai e brilla di Mr. Wonderful, un'agenda settimanale che appunto ho usato tutto l'anno da gennaio a dicembre. Dopo poi la farò vedere nel dettaglio. Fatto sta che avevo deciso di comprare questa perché rispondeva alle mie esigenze, nel senso che io ho bisogno di alcune cose standard che siano nelle agende, ovvero una parte in cui segnare le spese mensili, poi che ci fossero delle pagine con la possibilità di prendere degli appunti, perché io, per esempio, mi segno sempre gli straordinari di mio marito, insomma faccio tante liste, quindi avevo bisogno di una cosa del genere, e poi appunto che fosse bella colorata, perché mi piace aprirla, ecco, ogni mese dell'anno, mi piace continuare a usarla, perché insomma la devo usare per 12 mesi, quindi voglio che alla vista mi piaccia. E poi ovviamente all'interno, insomma, dovrebbe essere organizzata nella maniera migliore possibile per le mie esigenze. Questa ha fatto, ha svolto bene il suo lavoro. Non ha particolari difetti, anche se quest'anno ho deciso di cambiare totalmente genere. Eccola qua la mia agenda, Vai e Brilla di Mr. Wonderful, e ha la sua copertina rigida, qui niente, ci sono le mie informazioni, e nulla, questa è semplicemente l'agenda che è composta da agenda, non so se riuscite a vederlo, comunque qui c'è la parte extra e poi gli adesivi. Partiamo dall'ultima parte, gli adesivi sono qualcosa di veramente molto carino, che sicuramente userò anche nella mia prossima agenda. E anche se alcuni, come vedete, li ho già usati, e poi sempre un'altra cosa che riutilizzerò nella prossima agenda sono questi, i post-it. Questi addirittura sono proprio creati per essere un elenco, quindi sono utilissimi. Vi faccio vedere un esempio di settimana, questa è praticamente l'unica che per il momento è rimasta libera, quindi un esempio di settimana, abbiamo 3 giorni da una parte e 4 giorni dall'altra, e questo è un metodo che a me torna utilissimo perché più spazio sicuramente rimarrebbe inutilizzato. Unica nota negativa di questa agenda è il fatto che non abbia un segnalibro, non so se avete fatto caso, comunque qui in fondo erano presenti questi cartoncini che potevano essere staccati, ne ho staccati 3 e fungere praticamente da segnapagina. Però in realtà, essendo di cartone e l'agenda, io chiaramente la porto in borsa, la tolgo, la rimetto di continuo, mi si rovinano. Un esempio è proprio questo. Quello che io uso per segnare il giorno nel quale siamo in questo momento, e vedete è tutto rovinato, però è l'unico che ha resistito fino adesso, e quindi ho usato questo. E quindi ecco qua l'agenda che ho deciso di usare quest'anno. Ta-da! È in realtà soltanto una semplice agenda blu, perché quest'anno ho deciso di creare il mio primo bullet journal, quindi ho deciso di creare da sola la mia agenda. Dato che ho già cominciato, ovviamente ho già preparato il mese di gennaio, non ve la faccio vedere adesso nel dettaglio perché dedicherò un intero video al mio bullet journal. Vi farò vedere, vi spiegherò per bene che cosa utilizzo, che metodo uso, quali sono state le mie scelte per quanto riguarda questo tipo di agenda che ho creato da sola, e vi farò vedere ovviamente l'interno e quello che ho creato, quindi questo ve lo lascerò per dopo. Bene ragazzi, il video finisce qui e niente, spero che vi sia piaciuto, vi abbia interessati. Fatemi sapere se anche voi avete la mania di scrivere, di appuntare, di decorare quaderni e così via, e se insomma anche questo rilassa voi come rilassa me. E noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!